dunque, da quando è esplosa la questione della Grecia, quindi gli ultimi due mesi, ho cominciato a percepire dalla lettura dei giornali delle cose che non sospettavo, che un diffuso stato d'animo nei paesi dell'Europa nordica contro i paesi dell'Europa meridionale, accusati di essere dei dissipatori e anche dei mentitori, perché il governo greco aveva barato nel presentare le cifre del bilancio. Ho letto di ministri tedeschi che dichiaravano che non si doveva aiutare la Grecia, e se c'erano uomini politici italiani, spagnoli, che parlavano in favore di un intervento per la Grecia, questo era dovuto al fatto che anche quei paesi hanno una tendenza, cioè i nostri paesi, a barare sulle cifre, e quindi a maggior ragione l'aiuto alla Grecia non doveva essere nemmeno previsto. Accanto a questa ho percepito un'altra cosa che nemmeno sospettavo, ma così dai giornali, dai talk show, la presunta eurofobia dei tedeschi. Cioè, sembra di capire che molti tedeschi hanno nostalgia di quando avevano il marco, che era una moneta che non si svalutava mai, che gli dava sicurezza, e che ora siano loro, l'opinione pubblica, non mi rifaccio tanto alle dichiarazioni dei ministri, quanto all'opinione pubblica che a volte si esprime tramite i giornali più diffusi, quelli più popolari, forse anche per la mentalità che è così diffusa in Germania della necessità di avere sicurezze, che loro si trovino male dovendo fare i conti con una moneta che è soggetta a svalutazioni e che gli fa rimpiangere il marco. Sicuramente fra tutti gli stati membri dell'Europa ci sono divergenze, a volte anche conflitti, contrasti su molti punti anche delicati. Per esempio la PAC, la politica agricola, uno dei pezzi più importanti della storia stessa poi dell'Unione Europea, è un terreno sul quale gli stati membri si dividono enormemente. Lei pensi che differenza c'è tra le politiche di PAC che farebbe un paese come il nostro e quelle, per esempio, che immaginerebbe la Svezia, un abisso. Quindi la vastità dell'Unione, dei suoi cittadini, la conformità del territorio, spesso fa venire fuori grandi differenze. Non per niente il motto dell'Europa è uniti nella diversità, quindi sicuramente ci sono differenze che creano dinamiche, dialoghi, che poi fortunatamente spesso si compongono e quindi in qualche modo sono davvero un valore aggiunto. Qualche altra volta le vediamo con timore perché ci sembrano sintomi di euroscetticismo. Lei pensi a paesi importanti che sono comunque ancora molto, non dico contrari, ma molto scettici sull'utilità di essere nell'area dell'euro, o che addirittura cercano in tutti i modi di anteporre la diversità delle lingue all'omogeneità, a volte anche che si usa per questione di linguaggio all'interno delle istituzioni. Quindi ci sono tante forze all'interno dell'Unione. La Germania è uno dei paesi più forti da molti punti di vista e che sicuramente ha avuto un ruolo molto importante nell'operazione che propriamente poi chiamiamo di salvataggio della Grecia, perché in realtà quello che si è creato è un meccanismo che non è servito tanto a salvare la Grecia quanto proprio a stabilizzare un momento delicatissimo per l'euro e quindi per la stessa Unione. Quindi in realtà è stata una sorta di piano salvataggio euro e Europa stessa. Molte resistenze dovute fondamentalmente a cosa? Al timore che un salvataggio mirato, quello sì, nei confronti di un paese in crisi, tra l'altro per una gestione delle proprie politiche di bilancio che probabilmente andava ben oltre lo sforamento del patto di stabilità, avrebbe indebolito la stessa credibilità poi degli strumenti di buon governo economico che l'Europa ha costruito e che vuole costruire. Quindi ci sono state grandi resistenze dovute a tanti fattori, però poi lei tenga presente che alla fine di tutto questo percorso anche sofferto, che anche
poi alla fine ha prodotto dei ritardi di intervento che sono stati molto nocivi. Sono stati messi sul piatto 500 miliardi, quindi una cifra enorme. Lei pensi che il bilancio europeo vale circa 130 miliardi, quindi è stata fatta una manovra che alla fine poi ha senz'altro dimostrato che, al di là di tutti i dubbi, le resistenze, le differenze di visione e anche in qualche modo di aderenza all'euro e all'Unione che ci sono all'interno dell'Europa, sicuramente poi l'adesione è stata forte, convinta, e non per salvare la Grecia, ma per sostenere davvero l'euro e l'Unione stessa, perché è stata una crisi di tutti gli stati poi alla fine.